Segnale News. L'informazione dall'Italia e dal mondo su Aperte Online. Ancora buona giornata dalla redazione. Apriamo con la pagina della cronaca dall'interno. Maxi blitz a Palermo con la firma dei carabinieri che hanno tratto in arresto 12 persone con l'accusa di associazione mafiosa, estorsione e danneggiamento. Un'operazione che colpisce direttamente il mandamento mafioso di Corleone e delle famiglie di Chiusa Sciafani e Palazzo Adriano. Tra le persone arrestate c'è anche il nipote del boss mafioso Bernardo Provenzano. Sempre per quanto riguarda la cronaca, spostiamoci a Roma, dove un'anziana donna di 80 anni è rimasta vittima di una terribile aggressione. La donna stava rincasando nella propria abitazione quando all'improvviso dal nulla sono sbucate due persone, un ragazzo e una ragazza, che l'hanno colpita con dei pugni al volto, facendolo ovviamente cadere in terra. In quel momento le hanno portato via la borsa con tutto il denaro contenente. Il fatto è accaduto in via del Ponte delle Emilia. Ovviamente in questo momento gli inquirenti stanno cercando di dare un volto agli aggressori. Con la cronaca ora spostiamoci all'estero per una vicenda davvero incredibile. Parliamo del Portogallo, protagonista Rufino Borrego. L'uomo ha 13 anni, all'uomo è stata diagnosticata una distrofia muscolare che a 13 anni lo ha costretto su una sedia a rotelle. Bene, dopo 43 anni l'uomo ha iniziato di nuovo a camminare, scoprendo che 40 anni prima, molto prima, insomma, era stato vittima di un tragico errore medico. Praticamente un neurologo ha scoperto che l'uomo soffriva di miastenia congenita, una sindrome che provoca debolezza agli arti inferiori. Praticamente gli ha dato dei semplici farmaci che curano l'asma e dopodiché l'uomo ha riacquistato l'uso delle proprie gambe. Dunque davvero una vita fatta di rimpianti, a pensarci bene. Sempre per quanto riguarda la cronaca dall'estero, guardate questa foto che pregherei Gianluca Del Brocco di mettere in onda tutto schermo. Ci fa capire come la tecnologia praticamente abbia cambiato anche le relazioni. Quella a destra, la vedete, la riconoscerete, è la candidata alla presidenza degli Stati Uniti per i democratici, Hillary Clinton, che se n'è andata insomma in giro per il suo tour elettorale. Davanti a lei un nutrita folla di ragazzi ha pensato bene di non guardarla proprio e di girarsi di spalle e spararsi un bel selfie. Insomma, come dire, cambiano davvero le relazioni. Una volta ci si guardava negli occhi, ora si girano le spalle e ci si spara un bel selfie. Bene, torniamo in studio e concludiamo con una bella notizia. Insomma, in queste ore sta facendo il giro del web lo spot che vede protagonista Checco Zalone in favore della campagna di raccolta fondi di famiglie di ragazzi colpiti da atrofia muscolare spinale, ragazzi adulti ovviamente. Una campagna legata ad un numero solidale, il 45599. Quello che colpisce davvero è come anche in questa occasione l'ironia di Checco Zalone, messa anche al servizio di una in maniera intelligente di una nobile e seria causa, abbia colto nel segno. Pregherei dalla regia di mettere in onda lo spot. Ho cominciato ad aiutare la ricerca quando nel mio condominio si è trasferito Mirko. Siete i benvenuti, piacere. L'ho appena comprata. Pure io. Con lui ho imparato a rinunciare a tante cose, come al sonno, per esempio. Ma io adesso vado a bussarli. No, non è educazione. O ad un aereo, spesso. Calma, calma, vai con calma. Ma rinunciare al proprio posto auto? Questo è troppo, Mirko. Questo, mi dispiace. Ora, questo è il mio posto. Questo è il mio posto, Mirko. Adesso io metto la macchina qui. Guarda che chiami i vigili. Io chiamo la ricerca contro la SMA e dono un sacco di soldi. Così tu magari un giorno guarisci e te... No. Un giorno, grazie alla ricerca, Mirko potrà ricercare il suo posto auto come tutti noi. Regaliamoli questo sogno. Complimenti, davvero grandissima intelligenza e capacità comunicativa. Era questa l'ultima notizia, noi ci rivediamo e risentiamo più tardi. Segnale News.